Il mistero dell'origine, miti, trasfigurazione. Tutto questo per un appuntamento importante, un appuntamento straordinario che desideriamo raccontare semplicemente con lo spirito della curiosità, o se preferite curiositas, per quanto riguarda l'appuntamento del posto delle parole. Tutto questo succede a Spoleto fino a domenica 15 luglio 2018. È un appuntamento importante. La Fondazione Carla Fendi ne è protagonista, ne è partecipe. Noi per raccontare questo appuntamento di arte, e vedremo nel corso di questa seppur breve conversazione che si tratta di arte, ma non solo. Qui c'è un ampliamento di uno sguardo molto molto importante. Laura Giuliano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole, Laura Giuliano del Museo delle Grazie. Civiltà di Roma, consulente scientifica di questa mostra insieme con Marco Galli, il curatore di questa mostra, Il mistero dell'origine, miti e trasfigurazioni, è Quirino Conti. In che cosa consiste, Laura Giuliano? Essere consulenti. Questa mostra, un'idea primigena della mostra è venuta all'architetto Conti della Fondazione Carla Fendi. A me e al professor Galli della Sapienza Università di Roma è spettato in qualche modo tradurla in un progetto scientifico, una scelta di opere da esporre. L'idea iniziale dell'architetto era quella di in qualche modo. Siccome ci sono due mostre in realtà, una è un'installazione che si trova alla Mannadoro, in cui la Fondazione Carla Fendi, adesso con la previdenza della Maria Teresa Venturini Fendi, si è aperta un po' al mondo della scienza, e quindi in questa installazione presso la Mannadoro si indaga in qualche modo i misteri dell'universo, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande. Quindi l'architetto Conti invece voleva realizzare all'interno dell'armeria Lucrezia Borgia, gli ex musei civici di Spoleto, che si trova proprio accanto alla Mannadoro, invece una mostra che avesse comunque lo stesso tema, appunto il mistero delle origini, ma che indagasse il pensiero, diciamo, sul tema delle origini e dei principi universali avuto dagli uomini nell'antichità. E non solo questo, un'altra idea era quella un po' di indagare gli universi interiori, fondamentalmente quel microcosmo senza il quale, quel microcosmo che è l'uomo, senza il quale poi di fatto, che è un po' la fonte di questa sete di conoscenza, senza il quale non potrebbe esistere il mondo percepito, nel senso che non verrebbe proprio percepito. Quindi diciamo queste due valenze. Quindi a noi è spettato in qualche modo tradurre in concretezza, in un progetto scientifico, scelta di opere, questa idea iniziale avuta dall'architetto Quirino Conti, che non è, in realtà non ha avuto soltanto il ruolo dell'idea, ma poi ha avuto tutto il ruolo proprio nell'allestimento, insomma, della mostra, che è un allestimento davvero in qualche modo avveniristico, e poi se volete ne parleremo. Ecco, prima di entrare in dettaglio, percorrendo la mostra insieme con Laura Giuliano, che è una consulente scientifica per l'appunto di questo appuntamento di arte, ma non solo, vorrei insieme con lei, Laura Giuliano, scoprire il senso come significato e il senso come direzione, nello stesso tempo, di quello che sta facendo la Fondazione Carla Fendi. Mi riferisco proprio alle parole dell'inizio di questa conversazione, che è un appuntamento di arte, ma non solo, no? Ed è quindi qualcosa di molto importante che la Fondazione Fendi, Carla Fendi, abbia aperto veramente uno sguardo nuovo, che non è solamente artistico, ma uno sguardo che ha una pluralità culturale su cui bisogna posare l'attenzione. Sì, certamente. Dunque, proprio con la presidenza di Maria Teresa Venturini Fendi, come dicevo prima, si è scelto anche di esplorare questo tema della scienza. Ma la Fondazione Carla Fendi, oltre ad essere una fondazione appunto di supporto per la cultura, è anche fondazione, diciamo, con degli scopi filantropici. Non è un caso che proprio
alla fine, diciamo nel giorno finale della mostra, delle due mostre in realtà, perché sono appunto, come dicevo, due installazioni, una dedicata alla scienza, una dedicata al tema delle origini nell'antichità, il 15 luglio presso il Teatro Caio Melissio la Fondazione conferirà il premio Carla Fendi a tre scienziati, in particolar modo a Peter Higgs e a François Englert, che sono stati premi Nobel per la fisica nel 2013 per la teorizzazione del bosone di Higgs, e poi a Fabiola Giannotti, che è direttore del CERN, tra cui, tra l'altro, diciamo proprio la parte scientifica della mostra, quella appunto dedicata al mistero dell'universo, come diciamo prima, dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, è una sorta di installazione virtuale, è stata realizzata proprio in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e con il CERN, così come invece la parte artistica è stata realizzata in collaborazione con il Museo della Civiltà e Sapienza Università di Roma. Quindi anche questo è interessante, il fatto che la Fondazione, diciamo, cerchi questa relazione con importanti istituzioni scientifiche. Credo che, ascoltando le parole che abbiamo ascoltato poco fa, ci sia un aspetto anche molto filosofico in tutto questo, di una filosofia ante litteram, una filosofia che pone le domande di fronte alle persone e per raggiungere quel mondo interiore a cui lei prima faceva riferimento, ed è questo una delle particolarità di questi appuntamenti della Fondazione Carla Fendi a Spoleto. Sì, diciamo come cercavo di spiegare prima, proprio questa sezione artistica della mostra, che indaga appunto queste due componenti: da un lato il pensiero che l'uomo ha avuto sulla cosmologia, sulla cosmogonia, quindi sulla nascita dell'universo, e anche però questi universi interiori, è declinato attraverso due percorsi in realtà. Uno è percorsi che sono non solo artistici, ma sono anche, diciamo, religioso-filosofici in qualche modo. Uno è appunto attraverso l'esposizione di opere del mondo greco-romano che provengono dai maggiori musei romani, e un'altra invece è attraverso l'esposizione, accanto a questi, di opere coeve, più o meno siamo tra il primo e quarto secolo d.C., di opere dell'arte del Gandhara, che è un'arte buddista che fiorì nell'antico nord-ovest indiano, si intendono le aree, diciamo, corrispondenti più o meno al Pakistan, Afghanistan, Gherni, e dove ci fu una cultura, diciamo il termine non è esattamente giusto, potremmo definirla sincretica, anche se addirittura sincretica forse è un po' riduttivo, è una cultura e un'arte in cui si fondevano elementi non solo di tipo stilistico e artistico, ma anche proprio di tipo filosofico e religioso, che provenivano dal mondo classico, perché Alessandro Magno era giunto in queste aree, quindi c'era stata una storia dei greci in queste aree lunga almeno 3-4 secoli, e poi appunto con influssi classici, ma anche influssi da parte del mondo indiano, del mondo iranico, del mondo centroasiatico, perché questa è sempre stata un'area di cerniera tra appunto culture diverse. E quindi si sviluppa quest'arte buddista in cui si fondono tutte queste componenti, per cui in mostra vediamo queste immagini di Buddha meditanti o Buddha stanti, oppure di Bodhisattva. I Bodhisattva nel buddismo sono gli esseri di illuminazione, sono coloro che rinunciano a raggiungere il nirvana, l'illuminazione, per il bene di tutti gli altri esseri senzienti. E per quale motivo tutto questo? Diciamo, c'è una ragione. Per quale motivo abbiamo deciso di mettere queste immagini che raffigurano Buddha e Bodhisattva? Perché l'idea è questa: proprio esplorando il pensiero cosmologico e cosmogonico del mondo classico e poi anche di quello indiano, di quello buddista, nel mondo buddista fondamentalmente c'è quest'idea di tanti universi,
di universi infiniti che nascono e scompaiono continuamente, che corrispondono in qualche modo alle menti degli esseri che in essi si incarnano. E siccome in questo universo, in questi universi che continuamente nascono e scompaiono, si perpetua il samsara, cioè il ciclo eterno di nascite e morti. E poiché questo ciclo eterno di nascite e morti è in realtà permeato di sofferenza, perché, come saprai, nel buddismo come nell'induismo, diciamo, l'esistenza in sé è dolore. E allora in realtà questa cosmologia buddista è in qualche modo una cosmologia salvifica, perché l'uomo deve porsi, deve cercare uno stato che è assolutamente al di là del tempo e dello spazio, uno stato che non possa più perire, dal quale non si possa più perire in qualche modo, e quindi porsi oltre il samsara, oltre il cosmo, oltre il tempo. E siccome nel pensiero indiano ci sono molte tecniche per raggiungere questo stato che è al di là del mondo dei fenomeni, per cui più famose, insomma, le varie tecniche yoga che possiamo immaginare, però anche l'arte è uno strumento per uscire dal samsara, per uscire dal ciclo di nascite e morti, per uscire dal cosmo in qualche modo, per porsi al di là del tempo, perché queste immagini di Buddha e Bodhisattva devono far rivivere all'interno del devoto il principio dell'illuminazione, il principio universale. E quindi devono in qualche modo cercare di innalzare il devoto che si pone di fronte ad esse in questo stato, appunto, in questo stato universale che altro non è che l'illuminazione e il nirvana. Laura Giuliano, in questo che lei sta raccontando c'è veramente una mistica e una spiritualità straordinaria. D'altra parte è anche il suo percorso di studio, perché lei è curatrice per l'India e il sud-est asiatico del Museo delle Civiltà di Roma. Però tornando a questa mostra, lei poco fa accennava al carattere religioso, mistico, spirituale. In che modo questa presenza molto mistica e molto spirituale, si è trasformata nel corso del tempo ed è diventata mito. Scusi, Ed è non ho sentito, diventata ed è di... un mito tutto questo. Mi riferisco per esempio alla figura di Buddha, per prendere il campo dell'Oriente, no? E Buddha è veramente la figura mitologica per eccellenza per quanto riguarda la cultura orientale, ma non solo, almeno in origine. E poi chiaramente la cultura e la spiritualità di Buddha ha attraversato, ha superato l'Oriente stesso. In che modo tutto questo si è trasformato in un mito? Il Buddha è un personaggio storico in realtà, ma come tutti, diciamo, grandi fondatori di religioni, di fatto la loro vita storica ad un certo momento, Viene un certo superata. momento in cui il culto viene, sì, viene superata e obiettivamente si trasforma in mito, è una geografia, di fatto la leggenda che viene narrata nei testi del Buddha, insomma, in un periodo, diciamo, tutto sommato anche abbastanza vicino alla sua nascita, con molta verosimiglianza. Questo chiaramente avviene per tutte queste grandi personalità che poi sono stati fondatori di religioni, di fatto. E quindi sì, effettivamente, e non è un caso, per esempio, che questo mito, chiamiamolo, che questa leggenda della vita del Buddha, ma non solo della sua vita, ma anche delle sue vite precedenti, che viene, diciamo, raccontato nei testi della tradizione buddista, ad un certo momento inizia ad essere narrato anche in pietra, nell'arte del Gandhara, ma non solo nell'arte del Gandhara, anche in altre arti
buddiste indiane, insomma. E quindi la cosa bella, particolare, ma questo avveniva anche per la nostra antica, per l'arte occidentale, è che queste pietre di fatto non sono altro appunto che narrazioni in pietra, insomma, ecco. E questo è anche molto interessante, il parallelo che si può fare tra la letteratura, tra quello che viene narrato in letteratura e quello che ci narrano questi rilievi, che non sempre sono, diciamo, le storie sono assolutamente identiche. Spesso dietro ai rilievi si comprende che esiste una tradizione probabilmente orale, che non è giunta chiaramente sino a noi, ma anche questo è molto interessante. Spero di non andare fuori tema, Laura Giuliano, però questa mostra si può leggere dal punto di vista anche di una cultura, se vogliamo, e di uno studio psicanalitico? Ma diciamo che, in qualche modo sicuramente ci riconduce questo mistero dell'origine, che è non solo il mistero dell'origine dell'universo, ma che è anche il mistero dell'io, in qualche modo, è un mistero su cui gli uomini si sono sempre confrontati. E quindi certamente ci riconduce in qualche modo anche, io penso che abbia una grande attualità, credo che abbia una grande attualità, perché riconduce l'uomo alle proprie radici in qualche modo, no? al perché della propria esistenza, perché dell'esistenza del mondo, ma anche il perché della propria. E ripeto, è importante questa dimensione dell'universo interiore, perché obiettivamente senza questo microcosmo che noi siamo, che sicuramente in collegamento con il macrocosmo, in realtà il mondo non potrebbe essere percepito, e quindi questa dimensione dell'io e del principio del sé in rapporto con il principio, con il mondo esterno, in antichità nel mondo indiano si sarebbe detto con il principio universale, certamente era importantissimo all'epoca, così come lo è adesso. Quindi indaga, io direi, un archetipo fondamentale, una necessità umana, che non è soltanto la necessità dell'uomo antico, ma è anche, anzi forse soprattutto, la necessità dell'uomo moderno. La necessità dell'uomo moderno, nello stesso tempo, ci lega questa necessità all'uomo antico, all'uomo di sempre. La figura di Ulisse sicuramente ci viene incontro in questo per preparare, come leggo dalle parole di Carlo Effendi, per preparare il mondo che verrà, in sostanza. Certo, una cosa che mi premeva dire, non so se può avere interesse, è questa, proprio parlando dell'allestimento voluto da Quirino Conti, l'allestimento nell'armeria Lucrezia Borgia, anche questo è estremamente suggestivo, perché è un allestimento che evoca le profondità di una caverna, rimandando in qualche modo, per il mondo occidentale, per il percorso occidentale, alla caverna di memoria platonica, no? Ma per il percorso invece orientale, alla grotta, che infatti abbiamo due rilievi in realtà, che abbiamo posto uno accanto all'altro al termine del percorso. Uno è un rilievo di Mitra tauroctono, che uccide appunto il toro all'interno della grotta, che simboleggia in qualche modo l'universo, perché in alcuni rilievi appunto vi vengono raffigurate le costellazioni, ad esempio. E accanto a questa lastra di Mitra tauroctono, che viene dai termini di Diocleziano di Roma, abbiamo posto un'immagine di un Buddha fiammeggiante meditante in una grotta. Si fa allusione ad un episodio della vita del Buddha in cui il re degli dei va a trovare il Buddha che medita nella grotta per porgli delle domande. Ma quello che ci interessava era mettere in evidenza il fatto che, per esempio, nel mondo indiano, ma non solo nel mondo indiano, nel mondo eurasiatico in generale, c'è un momento in cui la grotta rappresenta
in qualche modo il centro del mondo, il luogo in cui il principio universale si manifesta e da cui ha inizio la manifestazione dell'universo. D'altra parte, in India la grotta è anche il simbolo del cuore, il cuore in cui risiede il sé personale, quindi l'io individuale, diciamo il principio personale, che sempre in questa filosofia è uno con il principio universale, in un rimando continuo, diciamo che è proprio tipico del mondo indiano, non solo tra macrocosmo e microcosmo, ma anche tra spazi esterni, spazi naturali, spazi architettonici e parti del corpo umano. E quindi ci piaceva questa idea, diciamo, di questo principio della luce, di questo principio luminoso che si manifesta nelle tenebre della grotta in varie tradizioni religiose, che in qualche modo è stato ricreato in questa ambientazione di Quirino Conti. Quindi bisogna immaginare tutte queste statue di Buddha, Bodhisattva, di Dioniso, di Apollo, di Socrate, eccetera, eccetera, come delle immagini, diciamo, di questo principio universale che si manifesta all'interno di questa caverna, ecco. E in questi giorni il termine caverna e il termine grotta acquista veramente un Una significato, valenza, una valenza certo. importante, perché ci porta proprio Sì. nelle parole che diceva poco fa lei, Laura Giuliano, e ci fa E il bello incontrare è che proprio il c'è mito una. dell'origine. Prego. Certo, sì, questo è bello, diciamo, il fatto che questo evento abbia avuto una lieta conclusione anche, diciamo, estremamente bello, anche perché c'è una sorta di rinascita da questa grotta che, come dice lei, diciamo, rappresenta una sorta di, ecco, appunto, di mito dell'origine. Triste, estremamente doloroso, ma nello stesso tempo rappresenta una rinascita. Ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato Laura Giuliano del Museo delle Civiltà e consulente scientifica per quanto riguarda questo doppio appuntamento del mistero dell'origine che la Fondazione Carla Fendi propone nell'ambito del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ed è un appuntamento importante dal punto di vista, come diciamo sovente noi, proprio della curiosità, della curiositas. La scienza è l'argomento fondamentale del nuovo corso della Fondazione Carla Fendi. Come ricordavo poco fa, le parole di Maria Teresa Venturini Fendi è una disciplina sulla quale bisogna investire per preparare il mondo che verrà, considerato anche che viviamo in un mondo permeato dalla tecnologia. Ecco, ed è un salto non indietro guardare questa mostra rispetto alla tecnologia, ma è un salto in avanti perché mai come in questo momento arte e scienza hanno bisogno di dialogare e questa mostra e questi appuntamenti, sono veramente la cartina di tornasole. Sì, certamente. Arrivederci allora, grazie mille. Grazie a lei, a risentirci, a presto. Grazie, arrivederci.